Io ho avuto un trascorso prima della carriera da solista, stavo in un gruppo in cui venivamo massacrati di insulti. La mia reazione è fargli cambiare idea. Ho voluto fare delle canzoni che piacessero ai genitori di chi parla in quel modo, alla sorellina di chi parla in quel modo, alla ragazza di chi parla in quel modo, entrarli in casa a tutti i costi fino a zittirlo. Ciao Gale! Ciao, come stai? Bene, tu? Tutto bene? Bene, grazie. A che stai giocando? A FIFA. Ah. Sto organizzando un partitone, ti va? Certo, mi devi insegnare tu perché io non ci ho mai giocato a FIFA. Vai, ma le cose base le sai almeno, come si passa la palla, ma come X si tira. Immagino si passerà la Esatto. palla. Vabbè, dai, alla play ci giochi. Adesso scopriamo se riusciamo a fare due cose insieme, cioè Vai. giocare nel frattempo, fare questa intervista. Vai, è la mia prima intervista, tra l'altro, dopo non so quanto tempo. Davvero? Sì. Che onore. Partiamo subito da Boogeyman, che sì. È il titolo del tuo ultimo singolo. Sì. Ma nei tuoi sogni esiste ancora l'uomo nero? Sì, certo. Non riesco a raffigurarlo, però credo che ognuno di noi abbia un uomo nero nei sogni, no? Nasce quando siamo piccoli e non se ne andrà mai via, cioè, è una cosa con cui bisogna convivere. Cos'è rimasto di quel bambino, dell'uomo che sei diventato oggi? Cos'è rimasto? Forse a volte è rimasto, penso che sia rimasto troppo. E non riesco a lasciarmelo completamente indietro quel bambino. A volte dico, cazzo, in realtà bisognerebbe fare il saltino, però è giusto, per adesso è giusto ancora così, è giusto avercelo dentro. Ma spero di avercelo per sempre. Perché a un certo punto hai sentito la necessità di scrivere delle canzoni? Uscì questo film di Eminem, 8 Mile. Sì. Sai benissimo di cosa parlo. Direi di sì. E quel film è come se ci avesse detto a tutti, ok, si può fare. Cioè, puoi inventarti delle rime improvvisando. Ho iniziato a scrivere all'età di 11 anni, comunque. Da solo, a casa, comunque essendo anche figlio unico, dovevo inventarmi tanti modi per farmi compagnia da solo. E per sfogarmi. Ti ricordi qual è stata la tua prima rima? Non mi ricordo la mia prima rima, ma ho ricordi della mia prima canzone, che era un dissing. Sai cos'è un dissing? Sì. È una canzone scritta contro... Ho visto anch'io 8 Mile. Ok. è una canzone scritta contro questo ragazzo dell'oratorio che non mi stava tanto simpatico, mi aveva trattato male. Sono tornato a casa e gli ho scritto una canzone contro e l'ho distrutto. E tutto il quartiere ha imparato a memoria quella canzone, per me era una soddisfazione. Però per la prima volta ho capito che comunque potevo vendicarmi, tra virgolette, senza alzare le mani. Parliamo sempre di temi delle canzoni, un altro tema che svisceria un po' il rapporto con tua mamma. Sì. Perché è così importante per te, tanto ad averle dedicato la cover di un tuo singolo? Quando cresci da solo con un genitore, comunque è l'unico genitore che hai ed è normale, no? Cioè, comunque mi ha sempre aiutato, mi ha sempre supportato, ha sempre creduto nei miei progetti, nei miei sogni, non mi ha mai detto no, sei pazzo. Cioè, l'ha sempre capito. Ho trovato in lei il rifugio e quando un genitore è comprensivo nei tuoi confronti, per forza il legame diventa quello. Com'è stato crescere senza papà? Devo ammettere che crescendo noto delle lacune nella mia persona che arrivano da lì, da quel problema lì. Però comunque per me è un punto di forza, si è rivelato un punto di forza. Pensa se non ci fosse quella cosa, quella storia lì. Tante volte ne parlo con mia mamma e dico, mamma, ma se non fosse andata così, di cosa potrei parlare? Capito? Certo. Quindi è stata anche una fortuna. Come sarà un po' quest'album? Ci vuoi dare delle anticipazioni? A differenza dell'album precedente, che è stato tutto lavorato con un solo produttore, questo c'è forse quasi un produttore diverso per ogni traccia. E chi conosce il mio percorso sa che non ho collaborato molto, mi sono molto concentrato su me stesso e sul voler dimostrare, forse anche una cosa immatura. E sono maturato tanto anche a livello di metodo in studio, cioè sono più ok sul lavorare a più mani, a più teste, e ammetto che
che aiuta, aiuta tanto, è bello. Ci sono tanti fan giovani, tanti ragazzi giovani ai tuoi live che ascoltano la tua musica. Che tipo di messaggio vuoi mandare loro? Allora, ogni giorno della mia vita sento una necessità diversa. Mm-hmm. Cioè, ci sono periodi della mia vita in cui mi interesso e sono sensibile a certe tematiche e ci tengo a sensibilizzare perché so che la mia voce è grossa. E ci sono dei momenti in cui lo faccio solamente perché vibe. Ho messo delle parole una dopo l'altra solo perché mi suonavano bene, perché mi piaceva il disegno del testo in quel momento. Cioè, non c'è per forza un messaggio. Okay. Non sempre, però sì. Spesso c'è. Forse sì, c'è anche so. Dove magari non pensi che ci sia, secondo sì, me. Sì, una cosa che ripeto sempre che mi dice Fibra, che mi ha detto Fibra, che mi è rimasta impressa e mi ha fatto scoprire una cosa di me, mi fa: Gali, da te si capisce, da quello che non dici si capiscono tante cose. Mm-hmm. Chi conosce tutta la mia storia può... ed è attento, può capire questa cosa qua, delle cose non dette. Ciao Frida!